E mentre arriva Teresa con la bicicletta, l'MM, Terry, buongiorno, come va? Beh, siamo contenti. Che è successo? Che è successo? Che tutte le volte mi chiama mentre faccio l'edicola urbana. Non lo sa. O non lo sai, bello, che muore, ma non si può fare. Allora, dunque. Questa? Che? Ragazzi, mi raccomando, Regini, parla piano perché siamo in mezzo ai tavolini, non siamo più dentro, d'estate fa caldo. Avvicinati così. Allora, shh. Ma se ci viene una pazza, a me una pazza. Allora, c'è uno screzio grosso. C'è uno screzio grosso. Uno screzio istituzionale. Grosso. Ma enorme. Enorme. Su Montauti, con Montauti. Che? Montauti, sindaco di campo, ha detto, mi raccomando, non parlate per me. Allora, fatevi i cazzi vostri, ha detto il sindaco. Io, non mi mettete in bocca parole che non ho. Bravo. Riferito al gas. Sul gas, dice a me il gas non mi garba. A me piace l'induzione elettrica, mi piace il gasolio. No. Il gas non mi garba. Sì, Davide, non mi garba. Davide, ogni vero, non credo. Io ci voglio. Bene. Induzione elettrica o troppo gasolio. Troppo vicino, cazzo. O gasolio. Oh, allora, vediamo un po' perché. Il rigassificatore di Piombino ha provocato uno screzio istituzionale anche all'isola di Elba. Il motivo? Dio. La presa di posizione dell'osservatorio turistico di destinazione per un no convinto che Snam e il governo italiano intendono piazzare in una banchina del nuovo porto di Piombino. Cioè, no. Il rigassificatore a Piombino non lo Ma effettivamente vogliamo. Anche noi non è che siamo proprio... E quindi l'ente la filiera dell'accoglienza turistica all'Elba non era stato concordato da tutti i primi cittadini. Diciamo, è quello che ha spiegato con una nota pubblicata dal questore del sindaco di Campo Elba. Dice, a me nessuno mi ha interpellato. Dice, senza entrare nel merito della questione, vista anche l'importanza del tema trattato, ritengo che l'osservatorio turistico di estensione non sia l'organo delegato a parlare a nome delle amministrazioni comunali. Quindi, io non ho concordato niente con nessuno, ne ho visto e approvato il comunicato che stavo mandato alla redazione. Oppure devo pensare che l'osservatorio turistico di destinazione sia diventato l'aus organ dei sindaci urbani? Ah, che sia diventato? Ovviamente la casa di governo. L'aus organ. Oh yes, vieni. Allora, un'accusa per cui non stata precisa e arriva fino a Portoferrari. Non a caso la risposta del coordinamento dell'osservatorio turistico di destinazione non si è. Nella nota non si parla a nome dell'amministrazione dei comuni albani, ma a nome dell'assemblea dell'osservazione turistica destinazione. Avete capito? Un oggetto di un'apposita gestione associata tra i comuni dell'isola e della quale fanno parte tutti i sindaci o loro delegati e tutti gli stakeholders, tutti i soggetti. Molto, queste parole straniere che del settore turistico, tutti i soggetti insomma interessati. Non vi capiamo quando parlate, se non è così. Dice che si è riunita questa assemblea il 27 luglio 2022 con l'invito a tutti i sindaci. Allora porteremo a Davide Montauti l'edicola, l'adesivo tondo stamani, non esce parola da questa bocca. L'adesivo tondo a Davide Montauti, che almeno allora, dice, lo metterà che però all'entrata del luglio, paese. Si sono presentati a questa riunione. Amministratori dei comuni di Portoferrari, Guaria e Marciana Marina. Altri no. E rappresentanti no, le organizzazioni sindacali non è importante, non importa cazzo. Cazzo a voi, è vero. Grandi. E rappresentanti di organizzazioni sindacali, categorie economiche, associazioni ambientali e sportive, Parco Nazionale e autorità del sistema portuale del Mar Tirreno. Se so tutta questa gente, insomma, un po' di gente c'è. Ho lamentato io, ragazzi. Quindi il 1 agosto è stata inviata a tutti i partecipanti all'assemblea, a tutti i sindaci, a tutti, una mail con allegato il verbale della riunione e un documento di sintesi a tutti. A tutti, all together now. Dove chiedevano, se non vi torna qualcosa, fate pure delle osservazioni, delle correzioni, delle contributi. Dov'è? Dal 5 agosto poi è stato inviato nuovamente a tutti i partecipanti alla riunione di sindaci urbani il documento di sintesi, cioè una volta che qualcuno ha detto a me questa cosa non va bene, a me questa cosa sì, questa cosa no. E quindi la regola dice il sindaco di campo non ha partecipato alla riunione dell'assemblea, ma non può certo dire di non essere stato informato su quello e le decisioni che erano state prese e sulla nota pubblica che poi è stata diramata a tutti gli organisti. Sentite, diramata, scrivete in un foglio di carta diramata. Per cui. Cioè, il problema qua nasce proprio da queste cose. Buongiorno Ere, buongiorno. Tutti i sindaci, sulle problematiche più importanti. Se ne battono. Un vi trovate. Porta una sega. Non vi trovate. Un c'è verso. C'è verso.
ci viene a piangerci. No, non è vero, da battere il capo sul tavolino. È meglio. Che due. È meglio. Ma sì. Ma due caffè e una bottiglietta d'acqua? Sei grande. Nel frattempo che. Nel frattempo. Quindi io non sì. so cosa. Allora c'è questa notizia sempre che ogni anno il Tirreno ci ripropone quotidianamente, annualmente. Movida, tanto ce n'è parecchia. Ma dove l'ha vista la Movida? Nel cervello avete vista la Movida? Negli anni 80 c'erano, negli anni 90 c'erano. Quando Federico Regini c'aveva i capelli lunghi, bravo, la coda, bravo. Portava il borsellino di traverso, bravo. Quando ancora andava di moda. Certo ce l'ho sempre. Però... Ma era canzo quello, era tutto colorato. Sembrava che le tende faceva la mia nonna, visto? Sì, e poi c'avevo anche quello militare. Ah sì, no, quella fase l'ho persa io. Quello militare era proprio bello, quello penso al mercatino americano al giorno. Tutte, sai, rigido, con tutte le taschine, le bombe a mano, per, capito? Che quando c'erano altri venuti non era abbastanza decisa negli argomenti, capito? Trattati. Quindi Movida, controlli della Polizia di Stato sulle spiagge, nei luoghi di ritrovo. Che hanno trovato. Stiamo organizzando attentamente la vigilanza, mi dice il commissario Scognamiglio, che poi il cognome proprio dà l'idea del maresciallo, sì, del commissario. Sì. Mi calma. Guarda, sta a vedere, da subito una retata, No, ma davvero. Abbiamo già fatto, eh. Oh, Alessio Gambini, buongiorno belli, insomma, Stixi, ricordati di quello che ti ho detto, sì, ha ragione, ora lo dico. Ora lo dico, appena Maci ci porta il caffè, ora lo dico, guarda, mi devo riprendere. Ma la lei ha portato anche i due bicchierini, guarda. Che donna, ragazzi. Sai cosa, amore? Sai cosa ci manca? Ma guarda, lo sapeva già, è venuta con l'occhio dolce perché manca lo zucchero. Ah, sì? Intanto gli do l'occhio dolce. Ora lo dico, Gambino, ora lo dico, ora lo dico. E ringrazio che hai detto te. Fateci bene. Allora, insomma, c'è sta Movida, c'è sti controlli. Vabbè, comunque è giusto perché sono arrivati sulle spiagge e non c'era nessuno. Ha preso la visibotondo, quindi siamo a posto lei, che mi aveva ronzato. Non ce l'aveva. No, lei no. Sai che me l'hanno mandato anche uno, mi sembra, da Napoli? Sì? Sì, le foto, ora pubblichiamo allora, che cazzo. Hai da dire altro su questo? Questa retata? No, controlli, sono semplicemente dei controlli. Controlli. Quindi la retata. Diciamo, no, quella ci fanno a noi. Ma sì, diciamo, sì, continuiamo a fare. Sì, battute, poi È già successo, Regini, è già successo. Sì. Allora, questa lì è una notizia, è uscita ora, però noi l'abbiamo detto. Sì. Penso un mese e mezzo fa. Voglia. Non capisco perché sia uscita ora questa notizia. Sì, perché o è la denuncia è andata avanti. Ma lì si può la rovescia, proprio. Ah, non lo so. Là, si fa l'incidente con un anziano, questa persona, poi lo rincorre e lo prende a schiaffi, cioè. Non l'anziano, cioè l'anziano viene preso a schiaffo. La lite per una mancata precedenza, un 26enne denunciato per lesioni aggravate, però questo è successo a Porta Azzurro parecchi, un mese e mezzo fa. È tutto, voglio anche di più. Ha preso a schiaffi un anziano con il quale aveva litigato in mezzo alla strada e lo ha lasciato a terra come se nulla fosse. E se l'ha già detto noi, l'anziano aveva sbagliato, però anche dei giovani, anche meno, non è che sennò ci sarebbe una rissa con il continua. Si è risposto un attimo, sì. No, ha fatto un'invenzione a U. Ah, okay. Però c'erano le telecamere, quindi ora la scena per bene non so come sia andata. Fatto sta che anche se avesse sbagliato o se ha sbagliato, questo non ti autorizza te 26enne a prendere un uomo di 75 a schiaffo. Alla viene da noi, se sbagliamo viene da noi, poi ce le dai anche, ma dopo ti venga a riprendere. Sì, poi se lo mandi in culo. Anche se lui dice che va a fare. Lo mandi in culo, capisci, in cazzo. Ma no che lo hai, lo sarai in terra come se fossi Tyson. Ricordiamoci di Gambini perché Pia Cappello c'era giù. No, tanto c'è quasi più nulla, purtroppo paura ieri pomeriggio per uno scontro frontale tra due auto che è avvenuto in prossimità di una curva lungo la strada che collega le due frazioni di Nisport e Nisport. Andate piano. Per fortuna sembra, insomma, sono stati portati al pronto soccorso. Buongiorno Belinda. Il codice giallo, ma niente di grave, questo è la cosa più importante. Gambini. Finito. Gambini, finalmente è stato trovato un accordo per il titolare. Il pezzo come si chiama, feritoia? Sì, quella zona ferraia, che porta sulla ferraia che porta su al Monte Capanni, a Massimo Russo. Quindi siamo arrivati, lui ha ringraziato a me, gli ha detto, comunque ringrazia il sindaco Barbi, il parco, insomma tutta questa gente che si è, ora mi scordo la fortuna, ma mando un messaggio audio, tutti quelli che si sono adoperati
Metti il messaggio audio. Metto il messaggio, non so se avete qualche sfondo. Vabbè, no, vuoi dire. No, con me no. No, c'è una certa confidenza, quindi. Quindi magari qualche sfondo. Aspetta, lo sento avanti. Quindi no, questo ci fa piacere, ma... perché insomma. No, è stato anche relativamente veloce. Sì, e poi comunque un ringraziamento Gambini lo fa anche a Tanelli, Beppe Tanelli, perché dice che tutte le volte Tanelli comunque gli dà dei consigli importanti. È importante, quindi comunque siamo arrivati, noi seguiremo questa cosa anche quando sarà poi ufficializzata in maniera completa, seguiremo questa cosa perché ha fatto un bel lavoro Gambini, è partito da una foto al giorno andando avanti. Ha fatto una bella cosa. Gambini c'ha, come dissi l'altra volta, fatelo perché tanto lui vi lavora ai fianchi. Lui non molla. Non molla, lui è un mastino, si appiccica e non molla. Vedo che hai l'oroscopo. Sì. Dopo fa? Volevo vedere un attimo se c'era questa foto. Che poi la pubblichiamo. Gambini, dimmi se ho detto tutto per benino. Se manca qualcosa mi mandi un messaggio WhatsApp. Vai, metto anche. I Gambini ci avevano una suoneria, ma ora il telefono è nuovo, l'ho cambiata. Che è successo? Tu guarda la foto. No, volevo vedere la foto che ci hanno fatto, che non mi ricordo da dove. Scusate la volgarità. Ma quando non trovo una cosa. Sì, la notizia bella è che stamattina finalmente la mia moglie. Laschiano Roberto. La mia moglie esce dall'ospedale. Grande Elisa. Da Monte di Procida, stiamo facendo la pubblicità anche a una pizzeria perché la pizzeria aveva avanti a il furgone pizzeria Pinoteca dal 1979. Quindi ragazzi, tanta roba, un'istituzione, grazie allora. Roby, grazie, grazie, la pubblicheremo sui nostri social. Nel frattempo volete sapere un pochettino come Leone, dai, lei che poverina oggi esce dall'ospedale dopo un mese. Lisa, ascolta, è bellissimo, non mi parte. Eccoci. Saprete sussurrare alla persona che vi interessa, cioè a lui, le parole che aspetta di sentire. Un menelì, va bene. Hai sistemato a casa, dici. Non è che quando torno c'è la mia del mondo. Ora mi fa trovare la casa che. Che parte? Che... No, dice, guarda, è già partita. È già un po' arrivata a Barbarossa. Non stiamo più a Reale, stiamo proprio avanti. Mamma mia. E allo stesso tempo, se riuscirete ad aprirvi ancora di più, cioè di dirvi ancora più cose, raggiungerete un livello di intimità con il partner che sarà indissolubile. Hai capito? Quindi amici e amiche del Leone, si diceva così, no? Sì, amici sì. E amiche del Leone. Avete bisogno delle sigarette? Lui tanta roba. Scorpione? Ah, no, poi. Bandamme. A sto passo, andiamo. Vediamo però. Non fatto, questo, anche se sorda. Vediamo anche. Vergine. Sarà una giornata frenetica perché vi impegnerete, forse in maniera un po' caotica, in diverse attività. Strano. Il quotidiano. Però... Ma tutte prolifiche assolutamente, perché anche per dire ciao a me mi dovete pagare. La voglia di piacere sempre a tutti non vi spingerà a qualche decisione irrazionale, ma io non voglio garba a tutti, nemmeno voglio essere simpatico a tutti. Non me ne frega niente di star simpatico a tutti. Tanto ci sarà qualcuno che sto su coglione. Buongiorno, ricordo a tutti di donare per acquistare il l'ecografo del pronto soccorso. Ieri infatti l'abbiamo detto ieri. Sì. È arrivata lei, va da un po' di lancia. Non ci siamo scordati. No, Belinda, anche acquario per Eleonora, perché sennò poi si sfava. Belinda. C'è qui qualche piccolo disturbo. Vi avvisa che il vostro fisico, anche se è sempre un gran bel fisico, ha bisogno di riposo. Poi ci crede. È generico. Ci crede. Ha bisogno di riposo, devi riposare. Riposa un attimo il pennello. Ma non detta questa così è brutta, No, vabbè, vitrice. Io te lo dico, no, detta vabbè. Così, ma non questa sera, però non incomincia da stasera. Quando devi incominciare? Quando dovresti essere invece sfavillanti, perché l'amore potrebbe essere dietro l'angolo. È dietro Belinda. Posa il pennello. Potrebbe essere dietro l'angolo. Potrebbe essere nel cantierale. Potrebbe essere da tutte le parti. Vedi, apre tutti i cassetti di casa e guarda. Sta in orecchita, come diceva mio babbo. Sta in orecchita. Madonna, questa è la mia, non è mia. Scorpione. Se cercherete di capire cosa vi rende così capriccioso, te lo immagini. Eviterete discussioni superflue in famiglia. Ma meno ci stai, meno ti incazzi. Questa è una legge fisica. Ma basterà una cena fuori con gli amici, domani.
per scordare i brutti pensieri. Parola d'ordine divertimento, lo vedi. Parola d'ordine divertimento. Allora, dobbiamo stare poco in casa. Poco in casa. Perché sennò ci incazziamo. Fare molto l'amore e divertimento. Quindi scegli dei tre quale vuoi fare. Vai. E su questo dubbio ha fatto l'occhio. Per me poco in casa, guarda. Che ci manca? Poco in casa. Poco in casa, c'ho tutte e due con la febbre in casa. Mamma cara, buttali fuori. Pesci. Di che segno sei? Pesci. Di che segno sei? Toro. Il segno della Susina lui. Quello sì. Toro. Toro. Allora oggi. Anche Rampini è del toro, guarda. Oggi c'è la grande discussione con Peppuccio e con mamma. È lì in fondo. Però, perché c'è un po' di discussione in famiglia, però dovete stare attenti perché ci siete un po' accattivanti e maliziosi. Passate la serata in cerca di avventure estremamente piccanti. Quindi. Basta, mettiamo. 19 di settembre è il compleanno di Massimo, sta dicendo Gambini al telefono. E quindi sarebbe. In quell'occasione stanno organizzando settembre. La serata del Monte Capanna. Potrebbe essere il giorno, l'occasione. 19 settembre. Allora me la ricordo, sì, dovrebbe essere lunedì, se non sbaglio, 19 settembre. Sarà una novità il 19 settembre, forse. Accordo con il Parco Comune di Marciano, il sindaco Simone Balbi che si è prodigato, subito disponibile, senti. Ha subito detto di sì. Quindi devi ringrazio non è suo a nome di tu. Allora, per l'Ariete è l'amore la strada da percorrere in questo giorno. Non vi deluderà, cioè non cercate altre strade, né divertimento. Allora lo faccio sentire perché è meglio. È solo amore. E sarete anche a caccia di emozioni. La vostra fantasia vi userà a tirare fuori da ogni situazione, anche quelle complesse sul lavoro. Quindi, Ariete, vai, dacci dentro. Non ti è venuto in mente? Non ti è venuto in mente? Che cosa? A lui. Ti è venuto in mente? Non ti è venuto in mente? Niente. Allora guarda, pigli questo, ci guardi, così poi vedi, c'è pure da lui. Perché è venuto la ragazza al basta, Mattia, eppure ti conosco, ma non so chi sei. Ho detto strano, uno bello in questa maniera, non ricordarselo è difficile. Sì, tutte le mattine noi facciamo le dirette. Salutiamo, aspetta che lasciamo l'adesivo, vedi che com'è? L'adesivo tondo. L'adesivo tondo che fa impazzire il mondo, guarda. Ti piace tutti, spargetevi per il mondo. Diffondete il verbo dell'edicola del danno. Perfetto, ciao. Che verbo essere? È un verbo essere, c'ho il messaggio di Gambini, ragazzi. Non avere. Essere. Dai, giù, ecco. Ciao. Eccoci. No, messaggio di Gambini, aspetta. Ah, scusa, io. No, guardavo. Sì, avevo visto. Sì, è un periodo, Un periodo. Siamo sotto la guerra. Sì, buongiorno a tutti, un grande abbraccio, mi mancate. Hai detto per bene, Stitz, sì. 19 di settembre sarà il compleanno di Max, di Massimo Russo. Sta sempre dormendo. E quindi proprio in quell'occasione stiamo organizzando qualcosa. E la ferrata del Monte Capanne sarà in suo onore. E metteremo delle piccole targhettine all'ingresso della ferrata, una sotto il Maulo per quando si sale per andare sulle Calanche, una sul Malpasso e una sulla Tavola, in accordo con il parco e comune di Marciana, il Simone Barbi, sindaco, che sono stati subito disponibili, hanno subito detto di sì, e quindi li ringrazio dal nome mio, di Giulia e di tutti gli amici di Massimo. Massimo è stato un grande uomo di sport, un grande unelmano, ha fatto conoscere la nostra isola a tantissimi sportivi, e se l'erba, i sentieri del Capanne sono battuti per quanto riguarda il trail, la corsa in montagna, il guru, la guida, il faro era lui, e quindi che questa cosa sia per sempre è veramente bello, è una cosa che fa onore a lui, ma fa onore anche all'erba, perché un personaggio come Massimo era veramente, come si dice noi, tanta roba. Comunque sì, vi tengo aggiornati, un abbraccio grande a tutti, e l'insegnamento di Massimo sai cos'è, ragazzi, viva la vita e godiamocela, perché è così breve che poi dopo non si torna nemmeno più indietro. Quindi con questo messaggio di Gambino, bello, noi bello, vi bello, salutiamo. Davvero. Quindi stanno andando avanti, siamo quasi in fondo. Ciao. Ciao.